Ma ci credete che anche Papa Francesco si è occupato di start-up? Davvero? Guardate qua. C'è un video, l'ha lanciato proprio lui in persona, Papa Francesco in rete. Si tratta di start-up sociali, Scola Labs. Francesco. Sì, è un progetto che Papa Francesco Incredibile. aveva avviato già in Argentina, nel campo educativo di scuole che mettessero all'ordine del giorno la possibilità di sviluppare percorsi innovativi. Giornalisticamente adesso le hanno chiamate le start-up del Papa, ma insomma. Infatti. Beh, dovevamo aspettarcelo. Questo è un Papa che ci sta abituando sempre più alle sorprese, anche a quelle personali di chiamare personalmente qualcuno. Dovevamo aspettarcelo anche noi che passasse per la nostra Non è trasmissione, detta l'ultima, magari lo farà fino alla Sì, fine. il progetto, diciamo, si è allargato dall'Argentina, è diventato mondiale e qualche giorno fa in Vaticano c'è stato un convegno dove sono arrivati tutti i rappresentanti di queste scuole che ormai si stanno diffondendo nel mondo con questi metodi innovativi per promuovere appunto il dialogo e la pace, ma soprattutto metodi innovativi nel campo dell'educazione. Vengono sfruttati i giovani talenti per mettere su appunto delle scuole nuove, sia dal punto di vista dei contenuti, sia per gli obiettivi che sono di pace. Noi adesso, prima di vedere il video proprio con Papa Francesco, vogliamo ascoltare un giornalista francese, François Venn, che si occupa appunto di comunicazione in Terra Santa e si occupa anche di ragazzi che aiutano i ragazzi nelle scuole nella cultura dell'incontro e dell'altro, un po' particolare, però è anche lui collegato con il Vaticano, quindi sentiamo cosa ci dice a proposito. Ciao François, hai avuto modo di essere quasi a diretto contatto con il Vaticano e con Papa Francesco. Ci dici di che cosa ti occupi? Sì, mi occupo come giornalista della comunicazione di un'istituzione pontificale che aiuta la Terra Santa e specialmente le scuole in Terra Santa della Giordania, a Cipro, in Israele, in Palestina, e cerchiamo di aiutare questi ragazzi a crescere nella cultura dell'incontro e per conoscersi tra palestinesi e le altre ragazzi della Terra Santa per avere, come dire, l'esperienza della cultura dell'altro e così vivere in pace. E questo che il Papa Francesco ha cercato di fare con questo startup, con questa rete internazionale di scuole che lui come dire, ha incoraggiato in Argentina e che dopo è diventato una cosa mondiale cercare di permettere a tutti i ragazzi, a tutti gli alunni delle differenti scuole di condividere delle esperienze belle di pace, come dire, di solidarietà e costruire dei ponti tra loro per portare un mondo nuovo. Scusami perché parlo francese in generale, non sono molto. No, va benissimo, anzi, complimenti Ok. per l'italiano. E allora, praticamente il motivo principale che poi porta avanti il filo conduttore, il leitmotiv, è l'integrazione e l'inclusione in queste start-up sociali che interessano i ragazzi, no? Integrare e includere. Sì, integra e lo che possiamo vedere in questo pontificato è che c'è come un bergoglio terapia che si passa, che come se il Papa cerca a curare la relazione tra le persone e che attraverso questa relazione può guarire anche le relazioni sociali. E lui si è molto impegnato in questa. Come dire, questa rete di scuole perché lui è convinto che il mondo nuovo crescerà nel mezzo di questa fraternità che si creerà tra i ragazzi delle scuole con i mezzi nuovi di comunicazione e anche per dare ai ragazzi che hanno problemi di salute o che sono disabili di vedere che hanno un vero tesoro
dentro il loro cuore e che questi tesori possono essere condivisi e fare, come dire, creare questo mondo nuovo dove le relazioni che sono ferite possono diventare i luoghi della resurrezione. Penso che questa la volontà di questo Papa e il suo carisma anche. Ci piace anche il termine che hai usato su Papa Bergoglio, una sorta di terapia Bergoglio, La bergoglioterapia, no? possiamo dire. Fantastico. Allora, scuola ed educazione come strumenti di promozione e benessere sociali. Ti ringraziamo, Sì. François. Grazie. Pochi Grazie. minuti ma intensi. Ci fa piacere anche Ok. ritrovarti più in là, magari. Grazie, a biento. Ciao. Ciao, grazie François. Ciao, Grazie mille. grazie. Ciao. E François parlava di bergoglioterapia. Sì, si tratta di questo tentativo di allargare, ripeto, a livello mondiale questa esperienza che in questo primo anno è dedicato alla cittadinanza e intende mettere in rete le esperienze di questi giovani sparsi per il mondo, quindi utilizzerà giovani per mettere su questa start-up innovativa di collegamento tra le varie scuole. I giovani sono quelli a cui queste scuole sono dirette proprio per promuovere la cittadinanza, la pace e il dialogo tra le nazioni e averla impiantata in Giordania è proprio una bella sfida. Si vede un po' cosa le start-up hanno dentro, proprio la possibilità di sviluppare questi percorsi innovativi. Bellissimo. Matteo, prima che arrivi la telefonata di Papa Bergoglio, vogliamo vedere il video che ci parla di queste start-up. È in videoconferenza Papa Francesco e i 7 ragazzi disabili Ma di sì, varie parti del vediamolo mondo. volentieri, magari in attesa della Arriva. telefonata anche per noi. Hola, me llamo Isabel Vera, tengo 13 años y estudio en el Colegio Madrigal de Fuenlabrada con apoyo de la ONCE. Utilizo la tecnología en clase sobre todo, con un ordenador que tiene un lector de pantalla y que además se le puede utilizar esto, que es una línea braille, que lo que hace es que todo lo que aparece en la pantalla del ordenador va saliendo aquí en braille. Buenas tardes, Isabel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me quieres contar? Pues cómo utilizo la tecnología, que lo que hago es utilizar un ordenador con un lector de pantalla y esto que es una línea braille, que lo que hace es que lo que sale en la pantalla va apareciendo aquí en braille. ¿Y cuándo empezaste a manejarte con este ordenador? Pues con el ordenador empecé en cuarto o quinto de primaria. Olá, Papa, estou muito feliz por conhecê-lo. Meu nome é Pedro, tenho 12 anos, estudo no Colégio Albert Sabin, em São Paulo. Espero que a tecnologia me ajude a andar de bicicleta através de uma prótese que já está sendo feita. Também gosto de usar a tecnologia para jogar online com os meus amigos, mas minha grande dificuldade é usar o mouse com a mão esquerda e as teclas com o coto direito. Também meu esporte favorito é o futebol. ¿Te gusta el fútbol? ¿Y qué número jugas en el fútbol? ¿Qué número en el equipo? Eu gosto de jogar no gol. É uma posição que me diverte bastante. Ah, sí. Y te gusta parar goles, pero cuando te meten un gol, ¿qué sentís? Eu me sinto muito feliz por estar com meus amigos, também por estar praticando um esporte. Nos estás dando una lección, ¿eh? Lo que importa no es ganar, lo que importa es jugar y estar juntos con los amigos. Hola, Papa Francisco, me llamo Alicia, tengo 16 años, estoy mi colegio se llama Fundación Ángel Gayarre. Te quiero enseñar la cámara con la que trabajamos en el grupo de cine, que con ella podemos hacer un montón de cosas, como por ejemplo el balance blanco, tomas falsas y sujetarla con un trípode que tenemos. Luego también quería decirte que me gusta mucho usar la claqueta, el sonido, las luces y sobre todo trabajar en equipo y ver el resultado de las grabaciones que hacemos. Es muy divertido, en serio. ¿Y te gusta mucho? A mí
Me gusta mucho, pero a veces cansa. ¿Cansa? Sí, Y un cuando estás poco. cansada, ¿qué haces? Pues me oriento un poco con las manos y luego me pienso y luego actúo. Está lindo, es un buen consejo. Antes de actuar, pensar. Lindo consejo nos das. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Oye, papá Francisco, Decime. te quería hacerte una pregunta. Decime. ¿A ti te gusta hacer fotos y luego descargarlas en el ordenador? ¿Querés que te diga la verdad? Sí, por Yo soy favor. un tronco con la máquina. Qué Yo pena, no ¿no? sé manejar el ordenador. Qué vergüenza, ¿eh? Hola, papá Francisco, me llamo Elvira, Hola, tengo Elvira, ¿cómo 12 estás? años. Bien. Bien, me alegro. Estudio en la Fundación Jorge Aguirre. Ajá. Yo también me lo paso muy bien en la asignación, igual que Alicia. Ah, sí. Mirá vos. ¿Y estás contenta con eso? ¿Te Tenemos gusta que. leer? Sí, me encanta. ¿Te gusta cantar? Sí. Qué lindo. ¿Y Tenemos cuál es tu canción que favorita? despedirnos de ti, nos da pena decirte adiós. Cada uno de nosotros tiene un tesoro adentro. Si lo guardamos encerrado, queda ahí encerrado. Si lo compartimos con los demás, el tesoro se multiplica con los tesoros que vienen de los demás. Lo que les quiero decir es que no escondan el tesoro que cada uno tiene. A veces se encuentra enseguida. A veces hay que hacer como el juego de la búsqueda del tesoro. No se encuentra enseguida. Pero una vez que lo encontraste, compartilo. Porque al compartirlo recibís del otro y se multiplica. Eso es lo que les quiero decir a ustedes, chicos. Adelante, lo que ustedes hacen desde el sitio en que están, nos ayuda también a todos nosotros a comprender que la vida es un lindo tesoro, pero solamente tiene sentido si la damos. Muchas gracias. Sì, pronto. Siamo di nuovo in onda, ma sei con Papa Francesco. No, magari. Chiudo, chiudo, siamo in onda. Ciao, a dopo. Ah, per un attimo ci avevo sperato, visto Ah, che magari, è stato un po' con purtroppo. noi, l'abbiamo sentito anche nella sua lingua, nelle varie lingue, una bellissima startup, l'abbiamo insomma chiamata anche noi così. Beh, Chi l'avrebbe detto, Francesco? signori, possiamo dire che anche il Papa, si dedica al mondo delle startup, questa è davvero una bella svolta sia per il mondo cattolico sia per il mondo in generale. Verissimo. Allora, noi ricordiamo sempre che potete scriverci a startuppadrepiotv@gmail.com per raccontarci la vostra esperienza. Ci hanno scritto per segnalarci che anche Papa Francesco è dei nostri, fatelo anche voi, vi aspettiamo.